Sono finalmente contentissima di girare. Io lo so che lo dico ogni volta che vi abbandono, che poi torno. Ci sono, io ci sono sempre. Poi, specialmente per Promossi e Bocciati, che per me è un appuntamento imperdibile. Allora, Promossi e Bocciati di settembre. Sì, settembre. Allora, cominciamo subito. Questo mese c'è un ni. E il ni è un ni che proprio. Mi piange il cuore perché è questo spettacolo che ho sulle labbra. Stiamo parlando della tinta di Wycon, la numero 31, che se non sbaglio si chiama marrone gotico. Il colore è qualcosa da boh. È spettacolare, questo marrone scurissimo, freddo, con quest'alta percentuale di viola, quindi anche con gli occhi verdi sta benissimo. Niente, un colore sulla quale non c'è niente da dire sul colore. Il problema di questa tinta è la formulazione. Il problema è la formulazione perché di tinte ne ho prese due, ho preso anche la 29, che se non sbaglio si chiama Marsala. Ora, con questa qua la promuovo, perché vuoi per il colore, vuoi perché forse la formula è diversa, non lo so, però questa tinta mi va bene, mi sta bene, non è un problema da stendere, non è un problema da stratificare per niente, anzi, mi piace tantissimo, quindi questa è un promosso, sappiatelo. Questa non riesco a promuoverla completamente perché sempre il colore è fenomenale, però una passata non basta assolutamente, non basta perché esce fuori a strisce, a macchie, più scuro, più chiaro, completamente non omogeneo, assolutamente disomogeneo, non mi piace. C'è bisogno per forza di fare due passate, anche con due passate sono sicura che dalla telecamera non rende, però io lo vedo bene anche nello specchio, che comunque non è omogeneo, specialmente nel labbro superiore si nota. Lo vedete che qua è più chiaro? Qua ci sono questi patches di colore più chiaro che sono inguardabili, sono brutti. Quindi io quando metto questa tinta o gli metto una matita sotto o gli faccio due passate, sto straattenta a non muovere il prodotto sotto perché fa anche questo, perché muove il prodotto sotto. Quindi no, non riesco a bocciarla completamente perché amo alla follia questo colore. Però più tinte provo, più divento severa rompipalle. E questa non è promossa a pieni voti, quindi mi dispiace, ma questa tinta nello specifico è questa, perché a quanto ho capito le tinte di Wycon sono un po' hit and misses, cioè dipende tanto dalla colorazione. Quindi questa tinta, la 31, per me, 9. Non ci siamo, abbiamo anche la tosse. Poi, passiamo a questo. Questo è il Sephora Wonderful Cushion Natural Glow Face Luminizer. Quindi un illuminante liquido. 20 ml di prodotto viene in questa confezione qua, con il suo cushion per l'appunto. Poi andate a spremere, l'ho applicato con le dita, col pennello, come volete, va bene. Io oggi non mi sono incipriata apposta per farvelo vedere, perché io adoro questo prodotto. All'inizio pensavo che fosse cosa buona e giusta prenderlo con un pennello e poi andarlo ad applicare, però in realtà mi sono resa conto che è ancora più bello andare ad applicare prima qua con la spugnetta. Sentite i cori angelici, tipo smarcata, spataccona e poi sfumo. Wow, ed è super illuminante. Mi piace tantissimo, non tanto una volta che incipro il tutto, ma da utilizzare sotto, quindi ho come rafforzatore dell'illuminante in polvere, oppure anche da solo. Cioè, se voglio una luce un po' più naturale, lascio solo questo. E poi vado a incipriare sopra, quindi comunque passa attraverso la cipria, si vede comunque attraverso la cipria. E mi piace tantissimo. È bellissimo. C'è anche sul ponte del naso. E mi piace molto, molto, molto. Devo dire, l'ho utilizzato anche, ho provato. Ah, mi prude il naso! Mi prude il naso tantissimo! Dov'è? Mi prude il naso qua.
Che momenti proprio belli di questa sottospecie di diretta. Ho provato ad utilizzarlo anche con mescolato al fondotinta e devo dire che l'effetto visto da lontano è wow, che tu dici wow, che pelle straluminosa, strabella, strabella, strabella. Però poi tipo la guardi da vicino e praticamente ogni poro è grosso così. Quindi non è proprio il massimo, diciamo, per i pori dilatati. Peccato perché da lontano è tipo super glowy, super dewy. Oh, bellissimo. Comunque c'è, insomma, guardate che luce! Ah, che luce! Bella, mi piace. Mi piace un sacco questa illuminante. Niente, volevo farvi questa piccola demo per dimostrarvi per l'appunto quanto mi piace e quanto sia efficace. Un altro prodotto che mi piace, che non è nuovo per niente, ce l'ho da un botto soltanto, o meglio, ce l'avevo già tempo fa. L'ho finito e l'ho ricomprato per adesso, ed è l'Essence Make Me Brow. E anche ora non sono andata a farmi le sopracciglia, apposta per questo motivo, perché io così vi faccio vedere come questo prodottino assomigli veramente, veramente tanto, e credo proprio che l'idea sia quella, di ricordare il Gimme Brow di Benefit. Quindi questo mascara per sopracciglia, leggermente colorato, con all'interno le fibre, perché anche questo contiene delle fibre, che vanno anche a dare volume reale alle sopracciglia che già abbiamo. Ultimamente poi tra l'altro sto provando a farmi crescere sopracciglia un po' più grosse, un po' più bushy, perché mi piacciono più grosse, forse che più sottili. Guardate la differenza tra un sopracciglio non fatto e un sopracciglio fatto e sistemato. Sembra subito più pieno. Tra l'altro, il sopracciglio più pieno ci fa più giovani. Tu dici, Clara, a 25 anni cosa devi sembrare più giovane? Comincia a darmi della signora. Non voglio. Che poi è veramente, è impressionante, come se sono struccata. Ma sei troppo piccola, ma quanti anni ci avrai? Ma dai, 21 anni, 22. E mi danno tipo della bambina, il che mi rende molto contenta. Appena mi trucco, mi danno della vecchiarda. Cioè, guarda, una volta mi hanno dato della ventottenne, della trentenne. Io, ma siete pazzi? Non è che si chiama il fondotinta? Perché in generale, chissà perché fanno questo effetto. Cioè, fondotinta, cipria, ci invecchia. Forse perché mettono in risalto tutte le linee di espressione, chi lo sa. Però, boh. Ecco, anche questo è un promosso, il Make Me Brow, ve l'avete visto applicato mentre chiacchieravo sull'inutilità della mia età, del sentirsi vecchie. Va bene, passiamo avanti. Altro promosso, Sculpting Brush della Real Techniques, mi piace da morire. Sapete che io sono già una appassionata dell'Expert Face Brush, ne ho due. E questo forse mi piace ancora di più dell'Expert Face Brush, perché la densità di setole è praticamente uguale. La lunghezza, più o meno, perché la parte l'Expert Face Brush è più o meno tutto lo stesso, no? Soltanto questa forma un po' arrotondata. E la parte più alta dello Sculpting Brush è alta quanto l'Expert Face Brush, ma la parte più bassa è più bassina, per l'appunto, dell'Expert Face Brush. Quindi questa parte è anche più corta, più densa, più fitta, quindi ha dà un'applicazione ancora più full. Secondo me sì, secondo me dà un'applicazione ancora più piena. E mi piace tantissimo per stendere il fondotinta, mi piace tantissimo perché avendo questa forma, perché mi vengono i termini in inglese? Slanted, tagliata diagonalmente. Avendo questa puntina qua, arriva bene ai lati del naso, arriva bene proprio sotto l'occhio, in mezzo alle sopracciglia perfettamente, e poi è perfetto per quello per cui è nato, cioè sculpting, quindi per andare a fare tutto il contouring, l'highlighting in crema, è fantastico. Mi piace tantissimo, per esempio, con la terra dell'Yves Saint Laurent, mi piace da morire, questo pennello è assolutamente un promosso. Altro promosso della Benefit è il Professional Matte Rescue, quindi questo qua è il primer mattificante, quindi va applicato prima del fondotinta se avete la zona, magari non su tutto il viso, ecco, applicatelo soltanto nelle zone strategiche dove sapete che vi andrete a lucidare, quindi per me il centro della fronte, naso, soprattutto i lati del naso, grazie, cioè, ai lati del naso mi ritrovo fritta, fronte e baffo.
nella zona del baffo. La andiamo ad applicare prima del fondotinta e garantisce anche un pochettino di pore vanishing, quindi un pochettino di blurring di inglese, portami via. E di sì, mimetizza un pochettino i pori, li va leggermente, non dico a chiudere, però a mimetizzare proprio. E per l'appunto dona un aspetto più matte alla pelle e soprattutto al fondotinta che andrete ad applicare dopo. Mi è piaciuto moltissimo, moltissimo. Poi visto che della Wycon ora come ora sputa insulti, diciamo, testiamo qualche lode anche della Wycon. Mi piacciono tantissimo, non, questi non sono tutti ombretti della Wycon, però questi 5 qua sopra sì, e mi piacciono veramente tanto, cioè sono dei colori belli belli. Ci sono piaciuti, ragazzi, guardate che bello questo rosso. Stupendo questo rosso. Vi dico il colore di questo rosso che è troppo bello, ve lo devo dire. Numero 38. Mamma mia, sono stupendi, meravigliosi, devo dire. Non hanno la sfumabilità o la qualità di un ombretto Make Up For Ever. Vi ricordate che nella palette del Make Up For Ever vi ho fatto lo swatches che praticamente andava da qua fino a qua sotto, qua. La sfumabilità non è la stessa, non è la stessa burrosità, sono sicuramente più secchi. C'è anche da dire che questi sono tutti matte, mentre quelli erano tutti scimmie. Comunque, la qualità non è delle top quality migliori del mondo, però per quello che costano sono dei gran bei ombretti, mi sono piaciuti, cioè, mi sono piaciuti. Continuerò ad utilizzarli e anche a comprarli. Se troverò altri colori che mi piacciono. Altro promosso, Collister gocce magiche viso, non è una novità per niente sul mercato. Le avevo comprate prima dell'estate, le avevo utilizzate un pochettino, poi è arrivata l'estate e mi sono abbronzata naturalmente, adesso sto ricominciando ad utilizzarle, perché anche se adesso non le utilizzo da un bel po', dovrei ricominciare, però mi piacciono tantissimo. A parte il fatto che hanno un odore strano, hanno proprio l'odore dell'autoabbronzante, che non è bellissimo, detto così, l'odore dell'autoabbronzante. Sono gocce abbastanza viscosine. Ve lo vedete conto? Vedete che è viscosino? Sì, si vede che è viscosino. E niente, vanno sfumate, ovviamente sul viso. E una volta sfumate, donano l'effetto abbronzatino, abbronzatini. Chi ci piace, potreste anche utilizzarle volendo sul corpo. Però ovviamente, anzi questa qua è la confezione da 50 ml, perché era in promozione, però la confezione normale è da 30 ml, quindi è piccolina, se l'andate ad utilizzare pure per il corpo vi finisce subito, ecco. Però sono belle anche per esempio sulle braccia, se abbiamo qualche occasione particolare, su collo, décolleté, si può fare. E mi piacciono tantissimo, guardate l'effetto immediato. Sto tornando fantasmino, non posso. E ultimo, ma non per importanza, voi conoscete il mio feticcio, la mia ossessione per le creme corpo, in particolare per le creme corpo droga. E io ho trovato la mia ultima, cosa proprio, the latest. Ringrazio Fatima per questa scoperta. Questa è la, no, in francese no, ma in italiano, meglio in inglese, Mango Nourishing Velvet Cream con Mango Pulp Extract. 8.45 fluid ounces, che sono 250 ml, quindi avete 250 spattaccate ml di crema qua. Che sa di mango. Ragazze, io vi prego, andate da Sephora ad annusare questa cosa qua, perché è droga, cioè è la droga. Ha una consistenza più che cremosa, un pochettino, si vede un po' granulosina. Si vede che è un po' granulosa. Dai, si vede. Comunque poi si stende invece normalmente, come tutte le creme normali del mondo. La cosa fantastica è che ha questo profumo di mango che veramente ti verrebbe voglia di darti un morso, perché è troppo, troppo buona. Adesso con le mani tutte fatte di mango, di gocce magiche viso, di illuminante, di tutto di più. Ragazzi, grazie per essere state con me ancora una volta. Come sempre vi ricordo di commentare, mettere like e iscrivervi se il video vi è piaciuto. Non so parlare più, non ci sono più abituata. No, va bene così. Grazie per essere stati con me ancora una volta e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!